capirai, molte cose imparerai. Blippi! Hey! Sono io, Blippi! E guardate che cos'ho! Delle verdure gustose! Sono molto salutari, ma mi sento sazio adesso! E dopo aver mangiato un pasto buono e sano, indovinate cosa arriva? Esatto, il dolce! Oggi siamo venuti alla Bones Candy di Issaquah, Washington! Sarà una puntata golosissima! Andiamo! Wow! Guardate questo posto! Miam! Oh, non so neanche cosa sia, ma sembra davvero buono! Oh. Ehi, del caramello! Del cioccolato? Miam! Ehi, credo che dovremmo imparare come si fanno questi dolcetti! Woohoo! Cioccolato, cioccolato, cioccolato! Quanto mi piace il cioccolato! Ehi, guardatelo! Guardate come viene fuori dal tubo qui! Lo vedete? Wow! Guardate che cos'ho! Un oggetto di plastica con delle lettere in rilievo. Sapete che lettera è questa? Esatto! È la B! Conoscete qualche nome che inizia con la lettera B? Già! Il mio nome! Blippi! Ehi, ho un'idea! Riempiamo una di queste B con del cioccolato! Pronti? Guardate! Ho colato un po' di cioccolato qui dentro! Ok, ora dobbiamo portarlo di qua per agitarlo e far uscire tutte le bollicine d'aria usando questo pennello per cioccolato. Oh, è un pennello di cioccolato? Ok, accendiamo. Wow! Benissimo. Ora che tutte le bollicine sono uscite, mettiamolo in frigorifero. Ehi, sapete perché dobbiamo metterlo in frigorifero? Esatto, perché se ricordate, prima ho detto che il cioccolato è molto caldo e dobbiamo raffreddarlo per farlo diventare bello solido. Il cioccolato è solido quando è freddo. Vedete? Non ho cioccolato sulle mani. Bene, ora il passaggio successivo. Mettiamo questo sul vassoio per farlo saltare fuori. Ok, proviamo. Guardate! Un cioccolatino a forma di B! B! E se invece vi dico M anziché B? Marrone! Esatto! Il cioccolato è di colore marrone! E con la... C? Wow! Wow! Esatto! Calabrone inizia per C! Ok! Mettiamo questo nella scatola, che inizia con la lettera S. Bravi! Ciao, ciao, B! Ecco fatto! Ehi, a proposito di impacchettare il cioccolato, guardate qui! Wow! Ok, wow! Wow! Guardate cosa sta facendo! Sta mettendo un sacco di cioccolatini in queste scatole! Wow, ottimo lavoro! Quello che sto facendo, infatti. Ti stai divertendo? Oh, Blippi, mi sto divertendo tantissimo, davvero. Forte! Beh, questo è come sarà quando lei avrà finito. Non è bellissimo? Sì che lo è. Ok, adesso completiamo il procedimento. Ora dobbiamo prendere questa scatola di cioccolatini, mettere questo cuscino sopra e poi questo dépliant. Cioccolatini Bombs. Lo mettiamo qui sopra. Poi mettiamo il coperchio e lo infiliamo nella plastica. Lo spingiamo sul nastro trasportatore. Chiudiamo. Perfetto! Ok, adesso la pistola ad aria calda.
Questa plastica è termorestringente. La pistola la rimpicciolisce, la rende bella stretta. Ecco fatto. È piuttosto divertente. Wow! Sì, sta venendo bene. Ok, andiamo. Giriamolo dall'altra parte. E poi, una volta che è bella calda e stretta, ci si mette un nastro. Hop, prima sopra, poi sotto. E voilà! Vedete? Ecco una bellissima scatola. Bellissima inizia con la lettera B. E anche Bombs. Adesso posso portarla a casa. Wow! B-L-I-P-P-I. Blippi! Questi dolcetti sembrano gustosi. Sono su un lungo nastro trasportatore. Chissà come funziona. Posso provare? Certo. Guardate qui. Prendiamo due pezzi. Ne mettiamo uno qui. E poi mettiamo il secondo pezzo di qua. E poi lo mandiamo su questo lungo nastro trasportatore. Questo aggiunge cioccolato sul fondo. Wow! È bello da vedere. E poi lo asciuga un po'. E va molto lentamente. Vedete quanto lentamente si muove? Wow! Ehi, guardate! Un'altra parte che aggiunge cioccolato sul fondo. Wow! È uno spettacolo affascinante! Ora che ci sono due strati sul fondo, il passaggio successivo è qui. Cosa stai facendo? Sto coprendo i Mount Rainier con un sacco di cioccolato, così non restano buchi. Quindi stanno mettendo un sacco di cioccolato sopra. Guardate! Sembra invitante! Ci vediamo dall'altro lato! Cosa stai facendo? Sto aggiungendo la neve di cioccolato ai Mount Rainier. Guardate, neve di cioccolato bianco. Sta diventando sempre più gustoso. Poi passa qui per raffreddarsi e poi seguitemi di là. Cosa stai facendo? Metto questi cioccolatini completi sul vassoio. Questi cioccolatini che sono completi vengono messi sul vassoio. Guardate! Wow, guardateli! Gnam! Che carini! Sono piccoli triangoli con la neve in cima. Proprio come il Monte Rainier. Gnam! Guardate, ho del cioccolato in questo tubo di plastica. Taglio il fondo e adesso posso fare un capolavoro. Pronti? Sta uscendo! Ok, disegniamo un triangolo. Ecco fatto! Ottimo lavoro! Ora, che ne dite di un rettangolo? Questo rettangolo sembra una tavoletta di cioccolato. Ehi! Una tavoletta! Diciamo, insieme il mio nome. Pronti? B L I
P P I. Già, guardate, Blippi! Sembra gustoso. Cos'altro possiamo disegnare? Lo so, delle linee a zigzag. Wow! Oh, hi! Wow! Ecco fatto! Quando sarà asciutto sarà buonissimo! Ah! Wow! Guardate qua! È una tavoletta gigante di cioccolato! Wow! È pesantissima! Oh. Però, avete mai visto una tavoletta di cioccolato così grande? Io mai! Ok, quello che sto per fare adesso sporcherà dappertutto, quindi... Per prima cosa metto un grembiule. Perfetto! Leghiamolo sul retro. Adesso che ho messo il grembiule, wow! Possiamo rompere questa barretta di cioccolato. Ma ehi, questo sembra un martello, giusto? Ma questo non è un martello normale, questo è usato soltanto per rompere questa... barretta gigante di cioccolato. Pronti? Yeah! Yeah! È stato divertente! Ancora un colpo! Ancora un altro! Ecco fatto! Ora è ridotta in pezzi più piccoli, ma ancora grandi. Quindi portiamoli lì dove c'è il forno. Ma prima... dobbiamo togliere il coperchio del forno. E poi... Oh, guardate! Ecco, lo hanno fatto per me! Grazie! Guardate! Guardate qui! Wow! Questo sembra del cioccolato gustosissimo. Questo scalda il cioccolato, così si scioglie. Molto bene! Versiamolo! Guardate! Perfetto! Riponiamo il vassoio. E poi dobbiamo prendere questa ciotola gigante e metterla qui perché quando aprirò il forno un sacco di cioccolato fuso verrà fuori. Pronti? Wow! Wow! Ah, sembra buonissimo! Quanto pesa! Ok, portiamo il cioccolato di qua. E quello che faremo sarà preparare un salame di cioccolato. Conoscete il salame di cioccolato? È buonissimo! Bene. Quindi, siccome il cioccolato è bollente, lo lasciamo raffreddare un po'. Vedete? Qui c'è del buon cioccolato che è già un po' raffreddato. Bene. Abbiamo del cioccolato e poi prendiamo delle nocciole. Sembrano buone! E poi aggiungiamo anche dei marshmallow. Mettiamo prima i marshmallow e mescoliamo tutto insieme. Wow! Ok, cominciamo! Wow! Guardate! Wow! Wow! Già! Bisogna mescolare cioccolato e marshmallow molto bene, fino a che non si vede più il bianco. Si vede solo cioccolato. Ci siamo quasi! Perfetto! Sembra mescolato al punto giusto, li vedete? Sembrano marshmallow ricoperti di cioccolato! Bene, adesso ci mettiamo le nocciole, le spargiamo e mescoliamo. Ok. Ecco fatto! Mescoliamo! Adesso sì che sembra gustoso. Bene. Prossima cosa da fare è tirarli fuori e metterli sul tavolo. Ci sarà una gran confusione. Quindi, prima dobbiamo metterci questi guanti lunghissimi. Whee! Ah! Oh!
Oh, guardate quanto è lungo! Mi copre tutto il braccio! Wow! Poi mettiamo anche l'altro. Ok. Wow! Ho messo due guanti giganti. Uno, due! E poi mettiamo un altro paio di guanti più piccoli sopra. Adesso siamo pronti. Diamo un'ultima mescolata. Ok! Mettiamo il mestolo qui dentro. Quello che stiamo cercando di fare sono dei tronchi molto grandi come questi qui. Li vedete? Wow! Sembrano invitanti. Quindi prendiamo questo, lo mettiamo sul tavolo e ne facciamo un cumulo lunghissimo. Pronti? Wow! Ah! È davvero pastoso! E ha un buonissimo profumo! Ecco qui! È divertentissimo! Ok, ce n'è ancora un po'! Ok! Questa è una ciotola che vorrei proprio leccare! Ok, ancora un altro po'. Benissimo. Penso che sia tutto. Quindi mettiamolo qui. E adesso gli darò la forma di una lunga montagna o qualcosa di simile. Una montagnetta. Wow. Vi sembra bella? O è più buona che bella? Bene, ora non ci resta che aspettare che si asciughi e poi potremo gustarlo. Ottimo lavoro! Guardate! Questo è quello che si chiama salame di cioccolato. Vedete cosa sto facendo? Mi sto lavando le mani e me le sto lavando molto bene perché sto per fare una cosa per la quale userò le mani. Molto bene, asciughiamole velocemente. Sarà divertente. Perfetto! Ora le mie mani sono pulitissime e le userò come se fossero dei termometri. Sapete cosa sono i termometri? I termometri misurano la temperatura. Andiamo di qua. Wow! E la temperatura del cioccolato che sto per maneggiare è davvero importante. Ed è per questo che non uso i guanti. Così posso toccare il cioccolato ed essere sicuro che la temperatura sia perfetta. Lo vedete quel cioccolato lì? È molto caldo. Beh, prendiamone un po'. E mettiamolo sul tavolo. Esatto, proprio così. Perfetto. Questo lo metto qui. Poi bisogna spargerlo in questo modo. Quello che stiamo per fare sono dei tartufi. Lei è molto brava. Guardate. Wow, è affascinante! Vedete? Muovo le mani intorno al cioccolato per essere sicuro che sia alla giusta temperatura. Bene, mi sembra che sia quella giusta! Poi con la mia mano sinistra prendo un po' di burro d'arachidi e prendo della farina di cocco, la metto qui e la stendo. Oh, devo continuare a muovere la mano destra? È abbastanza complicato! È come accarezzarsi la pancia e darsi dei colpi in testa contemporaneamente. Così. È difficilissimo. È proprio morbido. Ok.
il meglio che riesco a fare. Vedete? Sembra una pallina perfettamente rotonda. La metto nella mano. Plop! Wow! Ok. E poi dovrei metterla sul vassoio. Come sta facendo lei? E fare una piccola spirale. Yeah! Sembra piuttosto buono. Il prossimo cerchiamo di farlo più grande. Pronti? Non sono molto bravo, ma potrei migliorare con l'allenamento. Ok, ci provo. Bene, lo prendo in mano. Plop! Bene, proviamo. Wow, questo ha un sacco di cioccolato. Ecco qui. Ah, guardate ancora lei. Bene, ne farò ancora uno. Proviamo. Lo facciamo girare e lo mettiamo qui. Spremiamo un po' di cioccolato in cima. Wow! Sembra un tartufo invitante. Bene, adesso che ho finito, vado a lavarmi di nuovo le mani. Andiamo lì. Ok. Wow! Perfetto! Come ho detto, ho finito! E quei cioccolatini saranno davvero buonissimi! Sapete cos'altro sarà gustoso? Esatto! Quello che leccherò via dalle mani, perché ho finito di usarle per produrre i tartufi! E poi mi laverò le mani subito dopo! È stato golosissimo! Ecco a te! Grazie! Passa una buona giornata! Gnam! Sono così emozionato all'idea di mangiarlo! Non vi sembra invitante? Non è stato divertente imparare come vengono fatti tutti questi dolci? Come questo! Questo gelato sullo stecco ricoperto di nocciole? Sarà buonissimo! Abbiamo visto il cioccolato, fatto dei tartufi... Oh, hey! Degli amici! Wow! Assaggiamone un po'! Come sono questi gelati, ragazzi? Davvero buoni! Beh, abbiamo imparato proprio un sacco di cose interessanti oggi all'azienda Dolciaria Bomb! Beh, il video finisce qui! Ma se volete vederne altri, tutto quello che dovete fare è cercare il mio nome! Volete ripeterlo con me? B-L-E-P-P-E! Ben fatto! Ottimo lavoro! Ehi! Sono io, Blippi! Guardate cosa c'è qui! Wow! Un vero camioncino dei gelati! Oggi voi e io scopriremo com'è fatto un camioncino dei gelati! Wow! Gustosi! Bene, ora andiamo a vedere com'è fatto questo camioncino all'esterno. Wow, è così colorato! E guardate, c'è del gelato qui. Abbiamo uno stecco alla fragola, abbiamo un gelato biscotto, abbiamo un cono, e qui rosso, bianco e blu. Un ghiacciolo! Guardate questi! Bellissimi! Sono dei cerchioni rosa, così il camioncino può girare per la strada! Persino le ruote in tinta! E questo cos'è? Ah,
Dice rallentare, attraversamento, bambini. Sembra che ci siano delle luci. Ora ve le mostro. Wow! Bene, vedete questa levetta rossa? Guardate cosa succede quando la tiro. Wow! Le luci lampeggiano in arancione e il cartello sbuca dal camioncino dei gelati. In questo modo sai di non doverti avvicinare al camioncino o almeno di essere molto attento in modo che nessuno si faccia male. Allora lo teniamo aperto per ora. Oh, adesso vi mostro qualcos'altro. Vedete questo? Questo è un interruttore per la musica! La sentite questa musica? Avvisa dell'arrivo del camioncino, così potete prendervi un gelato! E guardate qui! I contatti social di questo camioncino a Las Vegas, Nevada! Ottimo! E guardate proprio qui! Guardate quante scelte di gelato ci sono! Wow! Questo è di colore rosso, arancione, verde. Oh, e guardate questo! Uno dei miei due colori preferiti. L'arancione! Gnam! Oh, una tartaruga ninja! Oh, SpongeBob SquarePants! E vediamo qui. Ve lo ricordate questo? Già, è anche sull'altra fiancata. È lo stecco alla fragola. Gnam! Oh, guardate qui! Questa è la vetrina alla quale ti avvicini. E puoi comodamente ordinare il tuo gelato. Oh? C'è qualcuno? C'è qualcuno? Un momento. Non c'è nessuno. Oh, ho un'idea! E se voi e io andassimo dentro a servire il gelato alle persone? Andiamo! Bene, saltiamo a bordo e serviamo del gelato. Ma prima dobbiamo accendere il generatore. Questo serve a far funzionare il frigorifero. Accendiamolo! Wow! È come un piccolo motore che produce l'elettricità per tenere il frigo molto freddo! Ma il frigo è già freddo, quindi possiamo spegnerlo. Bene, adesso entriamo dentro a servire dei gelati. Wow, l'interno di un camioncino dei gelati! Sono emozionato! Wow, questo è il posto dove si siede il guidatore! Proprio come un veicolo normale. Abbiamo un volante, una leva del cambio, le chiavi... Ma non siamo qui per guidare, siamo qui per il gelato! Wow! Questa grossa cosa bianca qui? Questo è il frigorifero! Apriamolo! Wow! Guardate quanti gelati! Bene, prendiamo 5 gelati sullo stecco. Pronti? Ah! Bene! Ok, ne abbiamo uno. Uno. Due. Oh, eccone un altro. Tre. Ecco qui. Quattro. Molto bene. Vediamo. Ecco fatto. Perfetto. Cinque. Esatto. Cinque. Chiudiamo questo così restano belli freschi.
Quindi proprio qui ne abbiamo 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 gelati sullo stecco. Ma ora ci servono 3 merendine. Ok. Che ne dite del popcorn? 1. Che ne pensate delle patatine? 2 snack. Ah, che altro? Oh, già! Bene. 3 merendine. Quindi abbiamo 5 gelati sullo stecco e 3 merendine. 5 più 3 fa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gnam! Benissimo, ora dobbiamo fare in modo che tutti su Twitter e Instagram sappiano dove siamo. Perfetto! Ok, abbiamo del gelato qui. Serviamoglielo. Perfetto! Per primo il gelato allo zucchero filato. Chi lo vuole? Io! Gnam, ecco a te. Come si dice? Come si dice? Grazie. Non c'è di che. Ok, abbiamo un gelato biscotto. Per me. Gnam! Grazie. Prego. E un Hello Kitty. Grazie. Non c'è di che. Bene. Gustate il vostro gelato. Grazie. Ciao! È stato divertentissimo esplorare il camioncino dei gelati con voi! Beh, penso sia il momento giusto per la super divertente canzone del gelato! Facciamo un bel gelato, gnammigna! Facciamo un bel gelato, che bontà! Facciamo un bel gelato, in pancia andrà! Com'è gustoso il gelato! Gelato alla fragola, mi piace dolce. Panna montata e una banana, mi piace dolce. Un bel gelato alla fragola, com'è gustoso il gelato. Un bel gelato con il cioccolato, una ciliegia sopra il pralinato. Un bel gelato con il cioccolato, com'è gustoso il gelato. Un bel gelato con i vermicelli, sono gommosi verdi, rossi e gialli. Un bel gelato con i vermicelli, com'è gustoso il gelato. Facciamo un bel gelato, gnammigna. Facciamo un bel gelato, che bontà. Facciamo un bel gelato, in pancia andrà. Com'è gustoso il gelato. Facciamo un bel gelato, gnammigna. Facciamo un bel gelato, che bontà. Facciamo un bel gelato, in pancia andrà. Com'è gustoso il gelato. Gnam! Guardate che cos'ho. È della plastilina. E faccio finta che sia un gelato, ma in realtà è un gioco, quindi attenti, non mangiatela. Bene, vedete? Questo è come gelato alla vaniglia. Gnam! E questo è come gelato al cioccolato. Guardate, abbiamo degli ingredienti. Come questo. Sì, è sciroppo alla fragola. Ok, togliamo il tappo e lo versiamo. Gnam! E guardate questo. È sciroppo al cioccolato. Mettiamone ancora un po' qui. Perfetto. Gnam, sembra invitante. E poi possiamo mettere sopra il gelato al cioccolato, qui. Magari della panna montata. Buona, versiamola. Oh, sembra gustoso. Guardate cosa c'è qui. Abbiamo ancora dell'altra plastilina. Direi che questo si merita
una ciliegina in cima. Ok, togliamone un po' da qui e poi schiacciamo, schiaccia, 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 schiaccia. E la arrotoliamo. Oh, sembra proprio una ciliegia carina. Facciamole una fossetta in cima. Yeah! Perfetto, mettiamola sopra il gelato al cioccolato. Gnam! Sembra buono, ma come ho detto, attenti a non mangiarlo. E invece qui sembra che ci sia del blu e dell'arancione. Blu e arancione, i miei due colori preferiti! Facciamo dei bruchi gommosi. Bene, prendiamo metà di questo arancione, arrotoliamo. Ok, guardate qua, bruco gommoso arancione. Mettiamolo qui sopra in cima. Poi prendiamo il blu e facciamo un altro bruco gommoso e lo mettiamo qui. Perfetto, arrotoliamo. Guardate questo bruco gommoso, appoggiamolo qui sopra. E così abbiamo due invitanti gelati giocattolo! Gnam! Beh, questa è la fine del video. È stato divertentissimo esplorare il camioncino dei gelati insieme a voi e ascoltare, ballare e cantare la divertente canzone del gelato! Beh, se volete guardare altri miei video, tutto quello che dovete fare è cercare il mio nome. Vogliamo fare lo spelling insieme? Pronti? B-L-I-P-P-I! Blippi! Ehi! Guardate dove siamo! Oggi ci troviamo al Museo dei Bambini Glazer a Tampa, Florida! Sarà una giornata divertentissima! Andiamo! In questa sala ci sono un sacco di cose con cui giocare. L'acqua, ad esempio. Guardate, Oh, e guardate qui! La vedete? Questa è la gru portuale. Se premiamo questo bottone, la gru trasporta il carico attraverso la baia come nella realtà. Ciao, ciao, carico! E guardate qui! Sembra il modellino di un ponte sospeso. Oh, e ci sono delle palline qui. Mettiamo le palline nel tubo. Guardate! Wow! Le palline arrivano alla fine come macchinine sulla pista. Guardate questi giocattoli! Un giocattolo giallo, una pallina blu, una barca verde e gialla, vedete? E anche un pesce! Mi piace! I pesci sono buoni da mangiare e sono molto salutari. E guardate, un sommozzatore! Gli mettiamo la maschera e il boccaglio. E la bombola gli permette di respirare sott'acqua, così! È stato divertentissimo! E a proposito di divertimento, guardate qua! È una specie di vite che sta a metà nell'acqua e a metà fuori. E quando la fai girare, trasporta l'acqua in cima. E quando l'acqua arriva in cima, viene fuori da questo rubinetto e fa girare la ruota. Wow! Questo posto è fantastico! E cosa abbiamo qui? Sembra che ci sia un bottone. Cosa succede se premiamo il bottone? Wow! È come una fontana che posso azionare. 3, 2, 1.
Ok, andiamo a cercare qualcos'altro. È un altro modellino di un ponte sospeso. E guardate qui, è un'automobilina. Boom, 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 boom. Pronti? È il momento di farla correre. Ora contiamo. 3, 2, 1. E andiamo! Yeah! Ce l'abbiamo fatta! Andiamo! Oh, e questo cos'è? È un telescopio! Wow! Oh! Wow! Cosa abbiamo qui? Guardate! Questo è un simulatore di nave da crociera. Avanti! Indietro! È fortissimo! E guardate, qui c'è della sabbia! Wow! E un sacco di giochi da spiaggia, venite! Adesso uso la paletta. Guardate da vicino. Ok, cerchiamo un posto dove rovesciarla. La sabbia esce dal fondo e queste girano. Wow! Questa spiaggia è proprio forte. Oh, c'è una specie di ancora qui, guardate. Dobbiamo scavare come se fosse un tesoro. Wow! Questa è un'ancora che si attacca alla barca e poi la getti fuori bordo. E va giù e arriva in fondo al mare e tiene la barca stabile in un punto lì in mezzo al mare. Andiamo! Poi sono andato alla mostra sulle musiche del mondo. Si divertono! Guardate! Stiamo suonando i tamburi a tutta forza! Ok, adesso pianissimo! E poi suoniamo il più piano possibile. Un po' più forte? Un po' più forte? Fortissimo! E poi suoniamo di nuovo i tamburi a tutta forza! Wow! Un supermercato! Andiamo, facciamo la spesa! Per prima cosa prendiamo un carrello. Wow! Si parte! Che tipo di cibo vogliamo comprare? Prendiamo dei cereali. Ok. E per pranzo prendiamo... Vediamo... Prendiamo delle lasagne. Miam! Mi piacciono le lasagne. E... Biscotti alla cannella. Oh! Dei coni gelato come dessert. Sì! Devo prendere delle verdure. Mi piacciono le verdure. Sono davvero salutari. Come... E i peperoni. Prendiamo... Sì, quello verde. E... Un pomodoro rosso. Una carota. Un po' di mais. Yum! Cosa abbiamo qui? Banane. Le banane sono gustose e salutari. Arancia. C'è un'arancia arancione. E potremmo anche prendere una mela. E una pera. Miam. E non dimentichiamoci dei pomodori a cubetti. E vediamo. Cos'altro? Cos'altro possiamo prendere? Anelli di spaghetti?
Già, anelli di spaghetti. E altri anelli di spaghetti. E altri anelli di spaghetti. Ok, ora che abbiamo tutto il nostro cibo, andiamo... la pasticceria! Non possiamo andarcene senza una fetta di torta. Ok, ecco qui. Prendiamo una di queste. Ok. Gnam! Sembra gustosa! Gnam! Sì, era gustosa! Molto bene, andiamo! Oh! Non possiamo andarcene senza pagare! Vediamo cosa abbiamo preso. Totale, vediamo. Ok, questo è tutto. Yay! Ok, adesso possiamo andare. Venite! Yeah! Adesso che abbiamo tutto questo cibo, è il momento di metterci a cucinare. Ok, mettiamo questo qui e andiamo da questa parte. Qui! Sì, perfetto! Ci sono forni per la pizza. Yup! E ci sono i condimenti per la pizza. Quanti condimenti! Guardate! Ok, vi preparerò una pizza. Vediamo. Prima cosa, cominciamo con la base. E cosa vorreste su? Oh, vi piacciono i peperoni? Ok, mettiamoci dei peperoni verdi. Ok, eccone un altro. Ok, vediamo. Volete del salame? Sì, mettiamoci anche del salame. Mettiamo 3 fette di salame. 1, 2, 3. Ok, guardatela. Penso che potremmo mettere altri condimenti, come funghi. Già, mi piacciono i funghi. 2, 3. E olive nere. Yum. Ok, perfetta. Guardate la pizza, è proprio invitante. Wow. La metterò nel forno. Così. Dobbiamo aspettare un po'. Ok, è pronta. Ok, andiamo di qua. E serviamola alle persone. Ecco a te. Buon appetito. Cosa abbiamo qui? Questo è... Sì, è dove si possono ordinare i panini. Vi piacciono i sandwich? Sì, io adoro i sandwich. Cominciamo col piatto e aggiungiamo una fetta di pane. Ok, e vorreste del formaggio? Sì, mi piace il formaggio. Gnam! Mettiamo il formaggio sul pane. E... vi va della lattuga? Gnam! La lattuga è buonissima e fa bene. Ok. E dell'affettato. Questo sembra buono. Mettiamolo su. Vedete? Cos'altro potrei usare? Che ne dite di altre verdure? Sì, come un pomodoro. Gnam! Anzi, meglio, mettiamo 2 pomodori. 1, 2. Ok, ora ci serve un altro pezzo di pane. Ok, è proprio invitante. Andiamo di nuovo a servirlo. Molto bene, ecco a voi. Ok, portiamogli delle tazze e poi penso che siano pronti a mangiare. Una tazza gialla per te e una tazza blu. Serviti! Wow! Una caserma dei pompieri! Caserma numero 110! E guardate! Delle sagome di pompieri posso essere anche io, un pompiere! Ciao! Ehi! Oh! Ciao! Salve! E ultimo, ma non meno importante... Ciao! Salve! Ok! Dobbiamo entrare nel camion dei pompieri. Devo prendere il cane che si siederà davanti con me. Ok! Siedi qui, collega! Ok! E poi...
Oh! Cavoli, ho acceso la sirena! Mettiamo l'elmetto da pompiere. Ok, siamo arrivati alla caserma. Vado ad agganciare l'idrante. Prendo il tubo. Tutto collegato. Andiamo dentro molto velocemente. Ciao! Ciao laggiù! E guardate, c'è una pertica! Pronti? Wow! Wow! Dobbiamo andare a spegnere un incendio! C'è un incendio! Andiamo! Entriamo! Ok, si parte! Palla arancione, palla blu! Wow! Ok, palla blu! Wow, avete visto? Cosa c'è lì? Sembra un mucchio di ingranaggi. E girano! Ma quando fai girare questo, penso che l'obiettivo sia di far girare quello usando tutti questi. Ok. Oh! Dobbiamo collegarli fra loro. Ok, proviamo il giallo collegato al rosso. Il rosso connesso al giallo. E poi colleghiamo il blu al rosso. Vedete? E poi colleghiamo il blu al blu. Blu, blu, rosso, giallo, rosso. Pronti? Wow! Ce l'abbiamo fatta! Yeah! Oh, e guardate cosa fa! Wow! Hey! Guardate questo! Wow! È una parete di roccia! È un muro pieno di rocce! Le puoi afferrare, tenerti e salire, così puoi andare dall'altra parte senza toccare il pavimento! Ce l'abbiamo fatta! Ottimo lavoro! Oh, cos'è questo? Ci sono alcuni animali, come le tartarughe. Le tartarughe sono lentissime. E un cane. E un coniglio. E un pappagallo! I pappagalli sono veloci. Mi chiedo cosa si debba fare qui. Provo a premere il coniglio. Oh. 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 Sì, ho finito la corsa e battuto il coniglio. Bene, andiamo col pappagallo che è molto più veloce. Pronti? Si parte? Wow! Sì, ce l'abbiamo fatta! Oh, ehi! Sto attaccando questi mattoncini su questo muro. Guardate cosa scrivo. Ho scritto il mio nome. Conoscete il mio nome? Esatto, Blippi. B-L-I-P-P-I. Blippi. Vediamo quali altre parole hanno scritto gli altri. Come questa. Hanno scritto My stuff, roba mia. E poi Peace. Pace. Happy. Felice. Friend! Oh, come voi! Voi siete i miei amici! E love! Amore! E my bro! Mio fratello! Qui al museo
Hanno un palco dove puoi vestirti come un pirata e recitare la parte di un pirata. In guardia! Avanti! Guardate! Ho una spada! Vediamo cos'altro hanno qui. Guardate! È una parete fatta di bottoncini e sono rossi. Ah, li puoi premere. Ho una grande idea. Guardate. È stato divertente. È un po' buffo. Andiamo a vedere. Venite di qua, giriamo intorno. Oh, guardate. C'è la mia faccia, il mio corpo, le mie mani. È come avere una copia di me stesso. Andiamo! Dei blocchetti fortissimi! Sono dei regoli! Altri blocchetti colorati! Come questi verdi e uno rosa e uno rosso. Cosa abbiamo qui? Wow, è proprio buio qui dentro! Entriamo! Ok, ok, c'è una luce! E questa è una parete luminescente, guardate! Ok! Ho scritto il mio nome! B-L-I-P-P-E! Fortissimo! Ok! Quante cose! Yeah! È una pista da ballo! E guardate, c'è anche una telecamera! Ok, si deve premere un bottone. Vediamo, pop, balletto, Bollywood, latino, country, hip hop, party o jolly? Direi party! Blippi, il mondo scoprirai, molte cose imparerai. Blippi!